e oggi parliamo di casi d'uso. Quindi completiamo, entrando nel dettaglio, l'accenno che avevamo già fatto ieri a questo metodo per la rappresentazione dei dettagli relativi ai requisiti funzionali. Quindi ci incastriamo dentro mentalmente all'interno del documento dei requisiti, e all'interno del documento dei requisiti, anche nella versione semplificata che abbiamo noi, il capitolo più corposo sarà quello sempre dei requisiti funzionali, poi ci sarà anche un altro capitolo che magari è meno corposo ma forse più doloroso, dei requisiti non funzionali, che però vanno descritti, diciamo così, a parte, con metodologie diverse. Mentre per quanto riguarda i requisiti funzionali, la specifica ulteriore di questi requisiti si può ottenere attraverso un insieme di casi d'uso. Quindi questa è la scaletta, l'indice del nostro documento dei requisiti, e ci concentriamo su questo che è il capitolo 3, diciamo, questa sezione. I casi d'uso sono una metodologia di rappresentazione, di modellazione, che non è nuova, no? Ovviamente non è l'ultimo ritrovato, queste date qua ci fanno capire che è da 20 anni che se ne parla, in un certo senso, no? Noi lo troviamo utile soprattutto all'interno di una modellazione, diciamo così, orientata agli oggetti, poter riusare alcuni concetti di base. Vedremo poi diciamo così la settimana prossima, perché oggi non riusciremo a vedere tutti i dettagli, ma alcuni concetti di base come l'ereditarietà, che è alla base della programmazione oggetti, riusati anche, diciamo così, utilizzati anche per descrivere i requisiti. Quindi in un certo senso se ci portiamo dietro un bagaglio di conoscenze di modellazione che riusiamo anche in un'attività che è più informale, o purtroppo basata sul linguaggio, gioco forza basata sul linguaggio naturale come la specifica dei requisiti, però riusciamo a metterci dentro qualche elemento, diciamo così, di formalità. Cosa fa un caso d'uso? Un caso d'uso è una descrizione che, qui c'è scritto cattura, no? È un contratto tra gli stakeholder del sistema e il comportamento del sistema stesso. Cioè promette, in caso d'uso, agli stakeholder che il sistema si comporta in un certo modo e descrive qual è questo modo con cui il sistema si comporta. In particolare, questa definizione, dice, ma io l'ho già sentita quando parlavamo di processi, no? Anche un processo descrive come si comporta il sistema. Qui siamo a un livello più basso, no? Più specifico. Un processo descrive come si comporta un'azienda e delle figure all'interno dell'azienda, alcune dei quali sono delle persone, altre invece sono delle procedure, delle parti del sistema informatico, e fa vedere come si coordinano. Dentro ciascuno di questi processi ci sono dei passaggi più fini, più concreti, più specifici, e questi vengono descritti, noi scegliamo di descriverli, anzi prima di prescriverli, innanzitutto dire come dovranno essere fatti, prima ancora di descriverli, che questo presuppone che già ci siano. Specifichiamo come verranno fatti, no? Attraverso questo dettaglio. Infatti il punto di vista del caso d'uso non è più il sistema, l'azienda o il processo, ma è l'interazione con un attore principale. Quindi l'interazione che fa il sistema, che offre il sistema a un attore, che chiameremo l'attore principale di quella scena. No? Immaginiamo un po', prendiamo prestito il linguaggio anche cinematografico, tu hai varie scene, vari momenti, ogni scena ha un attore che in quel momento è l'attore principale di quella scena, di quel comportamento, di quel caso d'uso, come lo chiamiamo noi. Quindi come il sistema risponde a fronte delle richieste dell'utente. Noi, la maggior parte dei sistemi informativi sono sistemi di tipo reattivo, cioè se l'utente non fa delle cose il sistema tendenzialmente se ne sta tranquillo, per carità svolgerà le sue procedure, aggiornamento, copia dati, eccetera, eccetera, ma non è mai, quasi mai, il sistema che inizia un'attività e l'utente deve rispondere.
è l'utente che inizia un'attività e il sistema deve rispondere. Quindi per questo parliamo di comportamento del sistema quando risponde alle richieste dell'attore primario. Ci sono dei casi molto, specifici in cui avviene il contrario. Immaginate un sistema di allarme, in cui c'è qualcosa che sulla linea di produzione ci sono degli intoppi, allora può essere un sistema informativo che attraverso degli allarmi, delle sirene, qualche cosa che attiva l'attenzione, inizia un'interazione con l'utente al quale l'utente deve rispondere. Però è solo il primo passo, poi da quel momento in avanti ovviamente è l'utente che gestisce l'operazione. No? Però sono casi appunto abbastanza specifici, di nicchie limitate. Nella maggior parte delle procedure il sistema è lì a disposizione, l'utente quando vuole lo utilizza, in particolare l'attore che è responsabile di compiere quel determinato passo. E perché l'attore arriva, si siede davanti, accende il sistema informativo e lo usa? Perché vuole raggiungere un certo obiettivo, come già accennavamo ieri. L'obiettivo dell'attore, non del sistema operativo, del sistema informativo. L'obiettivo dell'attore ovviamente nel contesto di un processo sarà, o nel contesto delle sue funzioni, o per piacere personale, chi lo sa. Ma c'è sempre un obiettivo che guida, che motiva il fatto che l'utente vada a interagire col sistema informativo. Io vado al bancomat perché ho bisogno di soldi, o perché ho bisogno di informazioni sul mio conto, o perché devo rifare una carica telefonica. Ho un obiettivo. L'azione è quella di approcciarmi al bancomat e usarlo in un certo modo, piuttosto che in un altro, piuttosto che in uno diverso, a seconda in funzione di quale sia il mio obiettivo. Non è obiettivo del bancomat quello di darmi i soldi, quello è una delle sue funzioni e in un certo momento lui dovrà servirmi, offrirmi una funzione piuttosto che un'altra, perché in quel momento quello è il mio obiettivo e quindi la mia interazione, il mio comportamento sarà diverso e lui risponderà, si spera, no, in modo coerente. Il sistema risponde, questo è un po' il punto di vista. Il punto di vista, come dicevo, in gergo si chiama reattivo, cioè il sistema reagisce a delle richieste, che copre non il 100%, non la totalità, ma il 98% delle tipologie di interazioni con i sistemi informativi. Quindi lo scopo, ma questo lo sappiamo già perché sappiamo dove è finito, siamo dentro il documento dei requisiti, di questi casi d'uso è quello di specificare meglio, no? Concentrare l'attenzione sui requisiti funzionali del sistema. Requisiti funzionali che abbiamo, con tutta la fase di progettazione, diviso a pezzettini e ciascuno di questi lo spieghiamo meglio. Meglio di quanto non si riesca a fare con una frasetta, una frase di 3-4 righe. O meglio, in aggiunta rispetto a quanto si possa fare con una frase, con una descrizione in linguaggio naturale, come dicevamo ieri, ha dei problemi, no? di ambiguità, di complessità di lettura, eccetera. Questo è uno strumento strutturato che si basa comunque sempre sul linguaggio naturale, ma più strutturato, che mi permette di concentrarmi su questo. Quindi rappresentiamo però solo i requisiti di tipo funzionale qua, perché descriveremo i passaggi di interazione. Non entriamo nel dettaglio su altri aspetti che non siano quelli propriamente funzionali, quindi saranno altre parti, altre parti della specifica, no, ad esempio il discorso dei dati, quali dati vengono scambiati, eccetera, abbiamo già un modello concettuale che ce lo copre. Quali sono le regole di business, quindi cosa viene prima, cosa verrà dopo, e questi sono i processi aziendali che ci descrivono quali sono le relazioni tra questi singoli passaggi. Qui ci concentriamo su un passaggio per volta, per quello che è lungo, perché ci sono tanti piccoli passaggi separati, no? Ieri facevo l'esempio di Gmail, quante cose posso fare. Adesso faccio questo, adesso inserisco una persona in rubrica, adesso mando una mail, adesso rispondo, adesso inoltre. Ogni volta che diciamo ho un obiettivo, questo obiettivo si concretizza in un caso d'uso, in cui sappiamo come usare l'interfaccia per ottenere, quando tutto funziona bene, il nostro risultato. Quindi la definizione che possiamo dare come sintesi di questa discussione è che un caso d'uso deve descrivere, per poter essere utile nel contesto che abbiamo detto, un insieme di interazioni, quindi ci concentriamo sull'interazione, pensiamo alla parte interattiva dei sistemi informativi,
E questa interazione descrive un insieme di interazioni orientato a un obiettivo, goal-oriented, non casuali, non è vado lì e clicco per passare il tempo. Quindi un insieme di interazioni che è mirato a raggiungere un obiettivo, e queste interazioni sono compiute tra degli attori, uno o più attori, tra un secondo parleremo di un attore principale e di altri secondari, eventualmente, dipende dai casi, e il sistema. Il sistema. Come se fosse una cosa unica. Ok, qui siamo in fase di specifica, non siamo in fase di progettazione, quindi non ci interessa vedere come è fatto il sistema dentro o quali parti del sistema rispondono. Il sistema sarà una cosa complicata, ma in questo momento per noi è un'entità unica. Ok? Quindi noi abbiamo questi tre grossi ingredienti, l'attore, che diciamo così, rappresenteremo con una figura di un omino stilizzato, più o meno fatta bene, a seconda delle capacità artistiche, il sistema, che vediamo come un'unica scatola, con il quale in qualche modo l'utente, l'attore, interagirà. In qualche modo la specificità di questo modo con cui si interagisce non c'è ancora, non la vogliamo ancora spendere adesso. Dovremmo spenderla, ma non necessariamente, non ci serve ancora adesso. Adesso ci serve la sequenza dell'operazione, la sequenza delle interazioni. La sequenza di interazioni che l'attore compie nel momento in cui si approccia al sistema. Quindi mi sveglio, vado, anziché andare alla macchinetta del caffè, ma che anche la macchinetta del caffè è un sistema informativo, poverino, al suo interno, nel suo piccolo, no? La sua gestione del credito, la chiavetta, il resto, e poi c'è l'erogazione e ha una componente invece poi esecutiva, a cui il sistema informativo darà l'ordine, adesso fai scendere la polverina. E quindi vado con quell'obiettivo. Sistemi più complessi, ovviamente l'obiettivo sarà magari più astratto, più di alto livello, più complesso. Attore, l'attore non ci interessa il nome e il cognome della persona, ma ci interessa sicuramente la tipologia di utente. Tutti i sistemi informativi, gli utenti hanno dei ruoli o dei privilegi, poi queste terminologie non sono, siamo fissate, quindi sono un po' intercambiabili. Normalmente si parla di ruolo o privilegio, no? O diritto d'accesso di un utente a un sistema. Nel caso l'esempio di Gmail è molto semplice, perché c'è un tipo di attore solo. Tutti noi, quando abbiamo un account Gmail, abbiamo gli stessi privilegi, gli stessi diritti, e possiamo fare le stesse cose. Quindi dal punto di vista del sistema informativo siamo omologhi, siamo dello stesso tipo, della stessa natura, siamo lo stesso attore, lo stesso tipo di attore, no? Poi chiaramente. E se pensiamo a un altro sistema informativo, appunto, pensiamo, che so, mi viene in mente il portale della didattica, il sito è lo stesso, il sistema informativo è lo stesso, ma le cose che potete fare voi e le cose che posso fare io sono due insiemi quasi totalmente disgiunti. E allora nel momento in cui entriamo, facciamo il login, il sistema ci caratterizza avendo determinati privilegi, diritti, possibilità diverse in funzione del nostro ruolo. E questa casistica può essere ed è più complicata di così, perché la divisione studenti e docenti sembra semplice, nel senso che gli studenti possono fare certe cose e i docenti possono fare certe altre, sono due sistemi che sono quasi separati, i singoli casi d'uso, non mi viene in mente nessun caso d'uso in comune, no? Che in cui entriamo e facciamo la stessa cosa, se non la, diciamo, la visione di pagine informative, questa cosa, non fa parte propriamente del sistema informativo che gestisce dei processi. Quindi, nessuno dei processi. Ma poi la situazione in realtà è più complicata, perché se tu vai a prendere, che ne so, lo studente, vediamo il personale, anche tra i docenti magari c'è quello che è il responsabile del corso di studio e quindi può fare delle cose in più.
che io non posso fare normalmente, c'è qualcuno che può magari definire le corse, attivarli, disattivarli, invece io posso solamente lavorare sui miei corsi al mio interno. Quindi non è vero che c'è studente e docente. All'interno dei docenti ci sono dei privilegi diversi, quindi nel momento in cui io entro nel sistema io assumo un ruolo o più ruoli, impersono, no? Mi calo dentro un attore oppure un altro attore. Quindi la stessa persona fisica, lo stesso utente fisico, in momenti diversi può giocare la parte di attori diversi. Ma con la stessa password, no? Perché lui magari appartiene a insiemi diversi di persone. Ha, se vogliamo, più cappelli a volte si dice, no? Quindi il professor Rabazzi, che è responsabile del vostro collegio di studi, quando si collega al suo portale vede tutte le cose che vedo io, non chiaramente gli stessi corsi, gli stessi studenti, ma il tipo di funzionalità, vedere gli studenti, mandargli avvisi, registrare i voti, eccetera, eccetera, sono gli stessi, perché io e lui apparteniamo, entrambi possiamo giocare il ruolo del docente dei corsi. E quindi avere accesso a queste funzionalità che questo tipo di attore può avere. Ma in più, il professor Ravazzi avrà anche il ruolo di coordinatore del collegio di studi e quindi il portale della didattica gli offrirà tutta una serie di grane di funzionalità in più a cui, che lui potrà vedere e quindi potrà avere accesso. Quindi noi descriviamo questo in un documento dei requisiti, noi definiamo quelli che sono gli attori, cioè le figure diciamo istituzionali o i ruoli aziendali che possono accedere alle varie funzionalità. E non, quando diciamo che ci sono due attori diversi, cioè il docente e il coordinatore, non stiamo dicendo che sono persone fisiche diverse. Stiamo dicendo che c'è una persona fisica che può avere quel ruolo, una persona fisica che può avere quell'altro ruolo, e a meno che non sia scritto, che non lo decidiamo, è possibile che la stessa persona fisica possa avere più di un ruolo. E a seconda del caso d'uso che è stato del suo obiettivo in quel momento, starà usando alcuni casi d'uso che a lui sono accessibili perché lui è un attore di un certo tipo, oppure altri casi d'uso che a lui sono accessibili perché è un attore di altro tipo. Quindi dobbiamo cercare di separare, perché altrimenti ci si perde, no? Quelli che sono i ruoli con cui un utente, una persona fisica, accede a un sistema rispetto alla persona fisica stessa, perché poi capite che le combinazioni sono le più strane, no? Perché la stessa persona può avere veramente 7 ruoli diversi, e un'altra persona ne può avere altri 8, e se andiamo a fare tutte le combinazioni possibili ci perdiamo. Quindi astraiamo un attimo. Io, persona fisica, nel momento in cui sono stato registrato nel sistema mi sono stati assegnati una certa serie di ruoli possibili o di privilegi possibili, poi appunto a seconda del sistema informativo lo chiamano in modo diverso. Qui a livello astratto parliamo di attori. Okay? Ci saranno ovviamente alcuni ruoli che sono incompatibili, nel senso che quelli docente e quelli studente sono incompatibili per legge. Io non posso iscrivermi nella stessa università in cui sono io a dare i voti, no? Altri invece possono essere compatibili tra di loro. Cioè, anche tra gli studenti ci saranno i rappresentanti degli studenti che quel momento in cui si collegano vedono delle funzioni in più perché sono stati eletti, quindi hanno un ruolo, hanno una carica, eccetera, eccetera, no? Quindi a seconda appunto del tipo di sistema il numero di attori possibili può variare. Qui siamo sul focus utente, cosa può fare l'utente, per quello che spendiamo tante parole sul concetto di attore. Sul concetto del sistema ce la richiudiamo dicendo è una scatola nera, fa delle cose, a me non interessa come le fa, mi interessa come interagisce, che risposte dà all'attore che in quel momento lo sta utilizzando, per raggiungere, come sempre lo ripetiamo, il proprio obiettivo. E come è strutturato questo caso d'uso? È una descrizione di questa sequenza di interazioni. Una sequenza, quindi tipicamente sarà 1, 2, 3, 4, 5, una serie di punti in sequenza, appunto in ordine, che descrive principalmente l'interazione e si parte normalmente dal caso fortunato in cui l'interazione abbia successo, in cui ti faccio vedere come fa l'attore a raggiungere il suo scopo.
ti faccio vedere che per registrare un voto io devo entrare nella funzionalità di registrazione, il sistema mi fa vedere l'elenco non dei costi ma degli appelli, scelgo un appello, mi fa vedere l'elenco degli studenti che si erano prenotati per quell'appello se l'appello è già passato, se invece è futuro non posso registrare il voto dell'esame che ci sarà domani, e a fianco di, a questo punto io a fianco di ciascun nome posso indicare e inserire il voto, e poi e quindi il sistema lo registra e il docente può decidere di pubblicare i voti oppure può decidere di, il gergo è consolidarli, quindi renderli definitivi, legalmente validi, con due azioni separate. Quindi è sempre l'utente può e il sistema deve, il sistema risponde. Non vi ho descritto quali sono le caselline di testo, quali sono i colori con cui svolgo questa operazione. Vi scrivo i passaggi. Passaggi che ovviamente per poter essere descritti bene hanno bisogno di un modello concettuale di riferimento. Perché quando dico appello e non corso e studente prenotato e non prenotato, bisogna di definirli questi termini. Ricordiamoci che il capitolo 3, casi d'uso, viene dopo il capitolo 2, modello concettuale di glossario. Altrimenti non si capisce niente. Altrimenti sono ambigue le cose che sto descrivendo, oppure incomplete. Però ci concentriamo innanzitutto sul caso fortunato, sul caso principale, cioè ti faccio vedere come fa l'attore a raggiungere l'obiettivo di aver registrato quel voto. Poi, quando gli dico un caso d'uso, registrazione di un voto, probabilmente ci saranno 18 casi d'uso diversi che vanno sulle varie sfumature della registrazione del voto. Perché c'è quello che ha bisogno urgente perché deve dare l'esame di laurea e quindi lo devo registrare prima degli altri, quindi è un verbale che devo separare in due e ci sono dei meccanismi per farlo. No? C'è lo studente che ha dato l'esame ma non era prenotato, quindi lo vedo in elenco e quindi avrò un caso d'uso diverso che è quello di inserire un nuovo studente e poi poter registrare il voto. Non è uno solo. Ad alto livello possiamo dire che l'obiettivo dell'attore è quello di inserire il voto. Poi in realtà, se entriamo nel dettaglio, di sotto casi d'uso, quindi sotto obiettivi diversi, a seconda della casistica, no, in questo caso dello studente, e delle date a volte, possono essere diversi, sono molti di più. Però noi ci concentriamo innanzitutto su un caso di successo e poi andiamo anche a però valutare tutti i punti, tutti i passaggi in cui qualcosa può andare storto, per cui non si riesce a raggiungere l'obiettivo. Il caso d'uso descrive l'interazione principale, quel caso di successo, e tutte le possibili, tutte, poi non sempre si riescono a descrivere tutte, le possibili varianti di questa sequenza principale. Varianti dovute in parte ad anomalie che si possono recuperare, in parte ad errori che non si possono recuperare e quindi non permettono il raggiungimento dell'obiettivo. Rimanendo sul banale, il bancomat, io posso sbagliare il PIN. Allora, questa è un'anomalia recuperabile, nel senso che interrompe il flusso normale delle operazioni. Inserisco la carta, inserisco il PIN, inserisco l'importo, prendo i soldi. Se sbaglio il PIN, non posso passare al passo successivo e inserisci l'importo. E dovrò fare una variante, no, di questa sequenza, visto che è la sequenza punto 1, 2, 3, dove dal punto 2 non passo al punto 3, ma torno indietro al punto 2, per un massimo di 3 volte, poi mi mangio la carta. Allora, se io riesco a correggere l'errore, diciamo così, inserire il PIN correttamente la seconda volta o la terza volta, allora finalmente, con un po' di fatica, riesco a passare al punto 3, inserisci l'importo e al punto 4 tiro i soldi. Se invece, e quindi è un caso di uno scenario alternativo, di una variante del comportamento, una sequenza non quella sta, non è 1, 2, 3, 4, ma è 1, 2, 2, 2, 2, 3, 4, però che porta comunque a successo, cioè alla fine riesco a completare l'operazione. In altri casi invece se sbaglio per 3 volte, come si comportano così, mi mangiano la carta, non restituiscono più, dicono contattare la tua banca. Perché presumono che se lo sbagli 3 volte di fila
non sia magari il tuo. E quindi in questo caso si arriva a un fallimento, nel senso che l'obiettivo non è stato raggiunto, e se effettivamente il bancomat non era il suo, meno male che non ha raggiunto questo obiettivo. Quindi ci sono tante varianti, tanti ostacoli, intoppi per la strada che fanno sì che il percorso non sempre sia quello dritto, no? Che ti aspettavi. In alcuni casi sono ostacoli evitabili, per cui il caso d'uso prevede delle variazioni con cui si può ottenere il risultato, in altri casi invece sono ostacoli che terminano, no, precludono l'ottenimento del risultato. E noi li elenchiamo come varianti, o in alcuni casi vengono chiamate più avanti, li chiamiamo estensioni del caso d'uso. Gli attori, torniamo sugli attori. Gli attori sono le persone che usano il sistema, sono entità esterne al sistema che interagiscono col sistema stesso. Tipicamente sono gli utenti. L'attore non è l'azienda, l'attore non è il reparto, l'attore è il personale dell'azienda o l'impiegato del reparto. Quindi è una persona fisica che interagisce, di solito, e questa persona fisica interagisce però in quanto parte di un sistema, parte di un organigramma, no? Come dicevamo ieri. E questa appartenenza alla parte dell'organigramma lo fa appartenere a una certa categoria, classe di utenti, che ha certi ruoli che vengono concessi al sistema. L'attore, l'elenco degli attori di un sistema è l'insieme di tutte le persone, tutti i ruoli, diciamo così, che possono interagire col sistema stesso, in modo diverso. Mi vengono in mente alcuni temi di esame l'anno scorso su cui c'erano state delle discussioni. Se io sto parlando di un sistema, che ne so, di prenotazione, alberghiera, in cui la modalità di prenotazione è telefonare a un centro prenotazioni, oppure l'albergo stesso, dove volete, per comunicare la prenotazione, eccetera, eccetera, l'attore del sistema non è chi telefona, ma è la persona che risponde al telefono, la quale utilizzerà il sistema informativo. Poi c'è una comunicazione, in questo caso telefonica, tra l'utente che ha telefonato e l'impiegato che riceve la telefonata e inserisce la prenotazione, controlla che sia valida, eccetera. Questo però è di fuori del sistema informativo, non fa parte dell'interazione tra l'attore e il sistema. Fa parte di un'interazione tra questo attore e altre entità nel suo contesto, che è importante, perché non è che questo qua si può inventare le prenotazioni e le mette nel sistema così come gli piacciono. È importante, fa parte del processo, ma non fa parte dei requisiti sul sistema informativo. Fa parte dei requisiti sul lavoro di quel poveretto che deve gestire le prenotazioni. Ma quello lo mettiamo nel suo contratto, non lo mettiamo nella specifica del sistema informativo. Così come anche io vado, tra l'altro per un esame diceva la persona, deve, che ne so, chiedere un rimborso assicurativo, se mi ricordo bene, e quindi consegna all'impiegato dell'agenzia di assicurazione i suoi documenti. Ecco, il fatto che l'impiegato controlla i documenti non è un requisito, non è un passo del caso d'uso. Perché il fatto che l'impiegato controlla i documenti, il sistema informativo è lì che aspetta, non sa cosa l'impiegato, ma non interessa al sistema informativo sapere cosa l'impiegato sta facendo. Che poi l'impiegato possa inserire la pratica solamente se i documenti sono corretti, non è un requisito del sistema informativo, ma fa parte del processo che l'impiegato segue, quindi è un requisito del processo generale, ma non del momento di interazione. Ecco, cerchiamo di separare questa cosa qui. No? Il sistema è stupido. Lui esegue una certa serie di passi se il suo attore gli fornisce i dati di cui lui ha bisogno. Come questo attore venga a conoscenza dei dati che inserisce o delle richieste che fa, che tipo di controlli faccia l'attore a sua volta, al sistema informativo non interessa.
Vabbè, qui non perdiamo troppo, non perdiamoci troppo nei dettagli. Allora, obiettivo, andiamo un po' a focalizzare cosa scrivere nelle varie parti. Quando parliamo di un obiettivo in caso d'uso, un pochino abbiamo già accennato, è l'obiettivo che viene percepito come un valore dall'attore stesso. Quindi un caso d'uso può avere come obiettivo preleva il contante. È un obiettivo che io mi pongo, adesso ho bisogno di prelevare, ho finito. Inserisci il codice PIN, non è un obiettivo. Come ieri dicevamo, clicca il bottone, non è un obiettivo. Okay? È un passo necessario per il raggiungimento dell'obiettivo stesso. Quindi non scendiamo troppo in basso di livello. Quando faccio un caso d'uso devo sempre potermi chiedere ma qual è l'obiettivo, il valore aggiunto, il risultato che ottiene l'attore stesso nel compiere questo caso d'uso. Per il sistema avere il codice PIN è una cosa importante, quindi se vogliamo, quello potrebbe essere un obiettivo se lo vedessi dal punto di vista del sistema, avere le credenziali dell'utente per poter proseguire, ma non è un valore per l'utente. Quindi mettiamoci da questo punto di vista, dobbiamo sempre chiederci sì, ma perché lo stai facendo, cosa vuoi ottenere? E la risposta deve essere qualcosa di senso compiuto, no? Sì, faccio questo perché dopo mi serve per, no, se c'è un perché dopo allora vuol dire che il caso d'uso non è ancora compiuto. Ovviamente il fatto che questo caso d'uso esista non è tanto in contesto aziendale per compiacere l'utente che lo attiva, ma per soddisfare un'esigenza, un requisito da parte degli stakeholder, quindi dell'azienda. Che poi questi stakeholder hanno l'interesse a che questo caso d'uso venga eseguito e venga eseguito correttamente dall'attore che svolge il suo ruolo. Magari questi stakeholder non interagiscono mai direttamente col sistema, quindi essi stessi non sono attori. Okay? Questo però, se vogliamo, è più la domanda, questo requisito nel sistema c'è o no? E beh, chi ha commissionato il sistema richiede o non richiede questa funzionalità? Non inserisco una funzionalità perché è bella, perché così l'utente può fare queste cose. L'utente fa queste cose se il risultato di aver fatto queste cose crea valore agli occhi di chi ha commissionato il sistema. Altrimenti è una perdita di tempo dell'utente e di chi realizza il sistema. Questo viene ereditato, questo concetto qua di scopo lo ereditiamo un po' anche dal documento dei requisiti. Cioè ad ogni livello, anche perché poi l'elenco dei requisiti funzionali sarà ampio, e in qualche modo, vi dicevamo già, lo dobbiamo strutturare a blocchi, no? Bisogna sempre ricordarci di specificare qual è l'ambito, no? Nel quale, il confine nel quale ci muoviamo quando sviluppiamo una certa serie di requisiti. I requisiti sul bancomat, l'interazione del bancomat con l'utente. È un ambito. Diverso sarà l'interazione del bancomat quando arriva, che ne so, il tecnico, l'impiegato che deve svuotare i soldi o ricaricarlo oppure fare manutenzione, allora sarà un ambito diverso dello stesso sistema informativo, in questo altro ambito ci sarà un'altra serie di casi d'uso, di requisiti che saranno diversi dai primi. L'ambito docenti, l'ambito studenti sono due ambiti diversi dello stesso sistema informativo, che poi ovviamente si intrecciano a livello di implementazione, ma a livello di progettazione li possiamo vedere separati. La definizione chiara degli ambiti aiuta a evitare sovrapposizioni, no? Evitare che due persone, due gruppi di lavoro diversi pensino alla stessa cosa o pensino alla stessa funzionalità, no? Perché non è chiaro di chi è, no? Da che parte sta questa funzionalità, è una questione semplicemente di organizzazione. E questo lo possiamo definire essenzialmente a livello di indice, no? Di indice generale, questi casi d'uso si raggruppano in una certa serie di categorie, le elenchiamo così in modo che sia chiaro in quali sono gli ambiti, no? All'interno dei quali si sviluppano i vari casi d'uso. Come sempre,
tutto questo discorso lo facciamo inizialmente a un livello alto, a livello business o a livello user, ma si può anche poi rifare a livello system, quindi lo stesso caso d'uso dal punto di vista di chi poi realizza il sistema, no, chi deve procedere sull'implementazione tecnica, dovrà ovviamente dettagliarlo maggiormente. Ma qui ci sono semplicemente alcuni flash su cui non voglio andare nel dettaglio perché non ci interessa, su come fare ad aiutarci a definire l'ambito del magari sottocapitolo di cui stiamo parlando. Una tecnica è quella di in out, cioè che cosa è dentro e che cosa è fuori. Diciamo alcuni esempi di macro aree, queste sono dentro, queste sono fuori, io mi occupo di quelle dentro, che sia chiaro che quelle che sono out devono far parte, devono ricadere su qualche altro sottosistema. È un modo, tutto sommato, un po' oneroso, anche ridondante, di fornire queste informazioni. Un altro modo è quello di raggruppare i casi d'uso per attore. Qui vedete una tabella che potrebbe essere un indice dei casi d'uso, o meglio degli obiettivi che sono poi la motivazione del caso d'uso specifico, dei diversi tipi di attore. Quindi c'è il richiedente, chi è l'approvatore dell'ordine, l'acquirente, l'autorizzatore, any, vuol dire qualunque tipo di attore. Quindi any è un ruolo, è un attore che chiunque può impersonare. No? Quindi questa è una funzionalità che potrebbe essere accessibile a tutti. Poi qui in realtà c'è un errore, credo, di battitura tra qua e qua, credo che dovrebbero essere entrambi authorizer, questa O è un errore semplicemente di battitura, no? Perché non avrebbe senso. Ovviamente questi termini, questi attori, dobbiamo poi definirli separatamente. No? Questo è un altro modo di definire gli ambiti, di definire l'ambito dei casi d'uso per attore. Questi sono tutti i casi d'uso che sono relativi a quel tipo di attore. Poi a fianco indica anche una priorità che può essere utile sempre nel caso di pianificazione dei sistemi complessi, no, da quale parte partiamo, quali sono, nel caso in cui ci sia da tagliare o ripianificare o ridefinire l'attività, questa che ha priorità a livello 4 probabilmente è la candidata a essere, diciamo così, implementata dopo rispetto alle funzionalità che hanno priorità di tipo 1. Quindi è un suggerimento per la pianificazione, diciamo, l'indicazione di priorità. Ecco, questo stesso elenco può essere rappresentato anche in forma grafica. La figura di questo genere l'abbiamo già vista, è il diagramma dei casi d'uso. Non è il diagramma di un caso d'uso. Un caso d'uso lo rappresentiamo, come vediamo tra un attimo, in forma testuale. Questo diagramma rappresenta la visione d'insieme dei casi d'uso del sistema. Questo rettangolo, che poi spesso non si disegna, segna i confini del sistema che stiamo descrivendo, quindi questi sono i casi d'uso del bancomat. Dicevo, spesso non si disegna perché quando parliamo di casi d'uso vediamo il sistema come un'unica scatola nera, quindi può anche essere sottinteso, cioè perché ce n'è una sola e a volte sarebbe molto grande, quindi diventa anche poi pesante da disegnare. E questa freccia indica che questo omino rappresenta l'attore, il nome sotto l'omino rappresenta il tipo di attore, quindi il ruolo che stiamo impersonando in questo momento, nella nostra recitazione come attori, e queste frecce indicano quali sono i casi d'uso ai quali questo attore ha accesso. Quindi se vuole può fare questo, se vuole può fare quest'altro, se vuole può fare quest'altro, se l'attore vuole. Se mettiamo il sistema come soggetto, diremo che il sistema permette agli utenti di tipo customer di fare questo, il sistema permette di fare questo, il sistema permette di fare quest'altro. Deve permettere. Quindi è l'indice, no? È, diciamo così, concettualmente equivalente a questo elenco. Settimana prossima vedremo qualche approfondimento su come si può rendere, diciamo, quali sono le relazioni più avanzate, più complesse che si possono descrivere con questi casi d'uso, no?
per raggiungere maggiore potere espressivo. In questo momento non ci interessa, no? Lo vediamo per ora solo come indice. Però l'indice ha già una indicazione esplicita di qual è l'attore o gli attori che possono avere accesso a ciascuno dei casi d'uso, che questo ci serve. L'attore primario. Vabbè, questo è un altro tipo di indice, no, c'è una carrellata di modi possibili in cui non c'è una legge che dice le cose le devi scrivere così, sono varie modalità possibili, se voi andate a visionare cosa fanno le varie aziende, ciascuno avrà la propria metodologia, i propri template, i propri tipi di documenti, quelli che lo fanno, perché tanti purtroppo saltano questi passaggi e poi si trovano nella fogna dopo pochissimo. Questo è di nuovo un elenco di attori e obiettivi, ci potrebbe anche essere la priorità, ma in più c'è un riassunto, il brief, le due righe, no? Su che cosa implica questo tipo di caso d'uso. Quindi una brevissima narrativa che dice che cosa comporta questo. Che a livello alto, a livello management del documento dei requisiti può essere sufficiente, perché è sufficiente a capire quali funzionalità stiamo mettendo nel sistema e quindi quali mancano. Può anche essere utile, a leggendo una cosa di questo genere, a trovare eventuali duplicati o eventuali sovrapposizioni, eventuali punti non chiari. È chiaro che non dice ancora il dettaglio di come si sviluppa questo caso d'uso, ma è un primo livello di lettura che è già utile di per sé. È quello appunto che parliamo del livello di descrizione breve. Se invece vogliamo un livello di descrizione più elaborato, possiamo pensare, anziché di scrivere tre righe, di scrivere mezza pagina su ogni caso d'uso. E questa mezza pagina possiamo decidere se scrivere in modo libero o in modo strutturato. Indovinate un po' cosa piace di più a me, in modo strutturato, anche se non è un obbligo, no. Strutturato perché, proprio perché parliamo di sequenza, è anche facile, no? Identificare i vari punti, piuttosto che in una narrativa e poi dopo e poi chissà, e forse e nel caso in cui si va avanti e poi di congiunzione ci si perde. Quindi parlando di una descrizione strutturata di dettaglio, quindi caso d'uso possiamo rimanere all'indice, attori e titoli dei casi d'uso, oppure aggiungere un brief, cioè due o tre righe che spiegano un po' che cosa consiste questo caso d'uso, oppure passare al livello dettagliato. Il livello dettagliato di fatto è una paginetta, una pagina e mezza, non deve essere più lungo perché altrimenti stiamo sbrodolando, che elenca questi punti. Gli attori e gli obiettivi, e lo stiamo ripetendo da mezz'ora, lo scenario principale di successo, quindi il caso normale qual è, da cui sia possibile leggendolo capire che raggiunge l'obiettivo che ci era proposto, che ci si era preposti, e poi tutte le anomalie possibili, che teniamo separate. Perché la nostra attenzione principalmente è su come fa l'attore a raggiungere l'obiettivo. Poi ovviamente ci saranno degli intoppi, lo vediamo dopo. No, immaginate di dover descrivere la stessa cosa magari con un activity diagram, oppure con un pseudocodice. E nel codice, nell'activity diagram, vedete, a ogni passaggio avete quasi una if del tipo se la cosa va bene e se no. Se va bene e se no. Quindi le anomalie le vedi subito, le tratti subito. Anzi, sono quasi più evidenti le anomalie che non il caso normale, che devi andare a cercare, no? Tra tutti i vari nodi di punti di snodo. Mentre invece qua, proprio dal livello descrittivo, abbiamo un approccio diverso. Prima descriviamo il caso in cui va tutto bene. Poi diciamo, vabbè, però può succedere questo, però può succedere quest'altro, però può succedere quest'altra cosa. Perlomeno le identifichiamo. E quando riusciamo decidiamo anche come devono essere gestite queste cose. Il PIN sbagliato, condizione di fallimento, l'utente inserisce il PIN sbagliato, come gestisco questo fallimento,
questa anomalia, fallimento è una parola troppo grande, questa anomalia è permettere all'utente di reinserire, di ritentare l'inserimento del PIN fino al massimo 3 volte. Boh, lo scrivo così. Dopodiché viene catturata la carta e inviato un messaggio di spiegazione, di errore sullo schermo. E poi magari viene notificato poi via mail o via telefono o via SMS il vero proprietario titolare del conto corrente associato al banco. Allora, poi dovrà essere spiegato. No? Cosa succede? Ecco, tutta questa parte, adesso apro una piccola parentesi sull'esempio del banco, ma perché mi sembra pertinente a questo punto. Pensate alla gestione di che cosa deve fare il sistema informativo quando l'utente sbaglia 3 volte il PIN. Allora, deve catturare la carta, metterla da qualche parte, di dentro, distruggere, non so cosa ci facciano di dentro, ma credo che la tenga solo da qualche contenitore, blindato, deve chiudere l'interazione con l'utente dicendo spiacente, hai inserito il PIN 3 volte, rivolgiti alla tua filiale per riavere la carta. Poi sicuramente dovrà emettere un allarme alla filiale dicendo guarda che è successo questo, in modo che poi gli impiegati lo sappiano, o eventualmente possono andare lì a aprire, tirare fuori la carta e metterla in cassaforte in attesa che arrivi l'utente, o sul momento, oppure se la cosa viene di notte, il mattino dopo quando entrano, quindi in qualche modo può essere un avviso che viene inviato all'istante oppure in modo posticipato. E poi tipicamente posso avvisare, dicevamo, il titolare del conto. Cioè un SMS del tipo il tuo banco è stato bloccato, è stato non bloccato perché è ancora operativo, ma perlomeno sequestrato dalla macchina nella filiale dei tali, l'indirizzo dei tali, in modo che se per caso l'avevo perso so dove andare a recuperarlo. Ecco, tutte queste operazioni che non sono banali non costituiscono un caso d'uso. Non le descriviamo, non le possiamo descrivere come caso d'uso, perché sono tutte azioni, come caso d'uso separato, dicevo, non può esserci un caso d'uso gestione del sequestro della carta, perché non c'è nessun attore. Sono operazioni che il sistema informativo fa in automatico. Non interagisce con l'utente, quindi se noi lo vediamo nel diagramma di processo ci sarà di sicuro un processo prelievo, e poi sotto c'è il blocco di scelta che dice prelievo è andato a buon fine, sì, no, e se è no, se sì, finisce, se no, sequestro della carta. Questo sequestro della carta avviene con una serie di operazioni che vengono svolte in autonomia dal sistema informativo, non deve esserci nessuno che fa queste operazioni. E quindi non possiamo descriverlo come caso d'uso. Dicevamo, i sistemi informativi tradizionalmente sono reattivi, reagiscono a delle richieste, rispondono a delle richieste. In molti casi la risposta alla richiesta è semplice e immediata. Inserisco un dato, mi viene fuori il risultato. Fine. In alcuni casi, più limitati, come questo, la risposta del sistema di fatto è l'attivazione di un processo, che poi continua in modo separato, asincrono, rispetto al caso d'uso che si è chiuso con l'utente che se ne va con la coda tra le gambe, perché non ha raggiunto il proprio obiettivo. Il caso d'uso si chiude, ma a un certo punto questo caso d'uso ha scatenato l'avvio di un certo altro processo, che il sistema informativo può portare avanti in autonomia, non richiede interazione con l'utente. Allora, qualora ci siano queste parti, in un sistema informativo che stiamo progettando, ovviamente questi processi faranno parte dei requisiti funzionali, ma non li potremo descrivere come casi d'uso. Quindi questa è una limitazione, se vogliamo, del caso d'uso, che è in grado di descrivere solamente le operazioni che coinvolgono direttamente l'utente. Quelle che invece avvengono, in questo caso, sulla base di un trigger, no? Di un'azione, di un'indicazione che è successo qualcosa di anomalo, in altri casi possono essere processi che avvengono periodicamente, no? Tutte le notti, alle 2 di notte, faccio il backup, no? Quello lì c'è, ma non c'è l'attore che lo attiva, che lo lancia, no? Quindi fanno parte dei requisiti funzionali non descrivibili col formalismo dei casi d'uso. Ricordiamoci solo che ci sono anche queste possibilità e che non ha senso descrivere tutto questo processo all'interno del caso d'uso prelievo, perché tutto questo non fa parte dell'obiettivo che l'utente vuole raggiungere, quindi è fuori da questo caso d'uso.
se dobbiamo parlare di in e out, avere l'indicazione ti ho sequestrato il bancomat è in, perché l'utente deve saperlo, e invece tutti i passaggi che comportano le notifiche eccetera di cui abbiamo parlato sono out dall'obiettivo prelevare i soldi, sono una conseguenza del fatto che quell'operazione è andata male, ma non è l'operazione stessa. Cerchiamo di strutturarlo in questo modo. Il livello di dettaglio è anche ovviamente legato al punto di vista. Possiamo parlare di sommario, di abstract, di casi d'uso molto, diciamo, ad alto livello, visti da 30.000 metri di altezza, oppure quello che ci interessa più è il livello user goal, quello che fa vedere l'utente, ci fa vedere l'utente mentre raggiunge il suo scopo. A livello di sistema poi potrebbe anche esserci un dettaglio a livello di funzioni e sottofunzioni, che in questo corso non ci interessa, ma è ovviamente un raffinamento successivo. Questo livello sommario è essenzialmente la descrizione, diciamo così, viene rappresentato spesso con la rappresentazione brief di cui parlavamo prima, cioè una breve frasetta. Quello è un tipo di rappresentazione che è adatta in particolare al livello alto, mentre invece la descrizione dettagliata è più adatta al livello user level. Qui c'è un esempio, un caso d'uso a livello sommario, quindi a livello alto, può essere descritto così: caso d'uso, titolo, gestire i fondi legati a un certo conto bancario. L'ambito è il sistema di conti e transazioni, di gestione dei conti e delle transazioni. L'intenzione, cioè l'obiettivo, il goal di questo caso d'uso è l'intenzione del cliente, l'obiettivo del cliente, qui a volte si usa intention anziché goal, ma sono praticamente sinonimi, è gestire i propri fondi attraverso un conto. I clienti non interagiscono direttamente col sistema, ma tutte le transazioni vanno attraverso un impiegato, oppure un'applicazione web, oppure una macchina bancomat, a seconda di quello che viene utilizzato dal sistema. Molto ampio, molto generico, qui dentro c'è tutto. Però ti dà un'informazione. Parla di conti e non di finanziamenti, parla di canali di accesso e dice che sono tre, e così via. L'attore primario è il cliente, e tipicamente il cliente cosa fa? Apre un conto, poi può fare un qualche task legato a quel conto e poi eventualmente chiude il proprio conto. E il punto 2 può essere ripetuto a piacere fino a quando l'utente non chiude il conto, cioè le varie cose che può fare sono molte. È una vista molto molto ampia. Ovviamente il punto 2, perform tasks, a seconda del tipo di task dovremo poi dettagliare i vari casi d'uso legati ai singoli task, a un livello più basso. Il livello user goal quindi descrive dal punto di vista dell'utente, quindi parlerà di un caso specifico. In questo caso vediamo che all'interno dello stesso ambito, dello stesso sistema, un caso d'uso, ad esempio, il deposito, il versamento contante, no? Depositare contante. Intenzione, l'obiettivo del cliente è depositare del denaro direttamente su un conto. In questo caso, for this use case, in questo caso d'uso, perché potrebbe esserci un altro, il cliente interagisce con l'impiegato. Quindi in teoria io avrei chiamato deposit money with teller, o attraverso l'impiegato, perché sicuramente se sarà un altro deposita i soldi direttamente attraverso il bancomat. Ovviamente non, sul canale web questa funzionalità non è possibile, perché non posso infilare i soldi nella porta USB. E quindi ci deve essere una presenza fisica di un qualche tipo. E quindi a questo punto racconta le interazioni, il cliente chiede all'impiegato di depositare il denaro, l'impiegato richiede al sistema di eseguire il deposito, inserendo tutti i dettagli, il sistema convalida, controlla il deposito e aggiunge il credito sul conto e così via.
Questo è il main scenario, scenario principale. Poi di cose che possono andare storte, ce ne sono parecchie storte, in modo diverso dallo scenario principale. Ad esempio, a un certo punto il cliente cambia idea. Ah, ti do questi soldi dopo che il punto 2A indica che al punto 2 c'è un percorso alternativo. Quindi punto 1 il cliente ti ha chiesto di depositare, poi dopo un attimo cambia idea. Annulla questa operazione di deposito. E vabbè, cosa si fa? Ucciderlo? Va bene, poverino, ha cambiato idea, lascia che vada fuori. Però il mio sistema informativo lo deve sapere, lo deve prevedere, perché quando l'impiegato ha già aperto la procedura a deposito, l'impiegato deve avere un bottone annulla operazione da qualche parte, no? Se no come fa? È obbligato a metterci un centesimo di tasca sua per poter chiudere il deposito e per poter uscire da quella videata? E quindi devo prevedere questa azione qui. È noioso, prevedere queste cose, però purtroppo. Il punto 3A, il sistema si accorge che, che alcune informazioni non sono corrette, magari il numero di conto non corrisponde col numero di cliente o cose di questo genere, oppure il deposito è in dollari e il conto era in euro, e quindi dice no, non posso procedere, informo l'impiegato, c'era scritto no, errore, tal dei tali, questi dati non corrispondono, e torno al punto 2. Torno al punto 2 in cui a questo punto si può correggere l'errore, oppure, visto che il punto 2 prevede la variante 2A, si può annullare l'operazione. È una sorta di algoritmo, se vogliamo, no? In cui però ci concentriamo non tanto su come fa, cosa fa il sistema, non ci concentriamo sui controlli che fa il sistema maggiore del saldo, numero di conto, eccetera, ma su cosa fa l'utente, o su cosa fa il sistema insieme all'utente. E così via. Poi c'è un'anomalia più generale, punto C, il sistema non è ha dei guasti, non è collegato, in questo momento non è disponibile, e quindi devi dire, senti, lasciamo perdere, torna più tardi, e vai a prenderti un caffè, un panino, una camomilla, perché se hai fatto la coda e non sei riuscito a farlo, magari un caffè non è meglio di no, perché sei già nervoso, come risultato del caso d'uso. Noi non ci occupiamo dei casi d'uso a livello di funzione o sottofunzione che descriverebbero i singoli controlli o azioni che il sistema deve fare. Quindi in questo caso si vede, in particolare mi concentro sul punto 4, che il sistema informa a un altro sistema di fare una cosa. No, qui ci sono delle interazioni con l'utente e va bene. Ma poi c'è il punto 4 che dice ok, quando ho ricevuto le informazioni il sistema parla con un altro sistema e gli chiede di verificare dei dati. Non entriamo nel dettaglio di come. Qui vediamo che c'è già un'informazione in più su come è fatto il sistema, di quali componenti è composto e come comunicano tra di loro. Questo chiaramente non interessa all'utente. Okay, quindi questi dettagli, questa informazione in più non appartiene a livello user goal, ma a livello subfunction o function. Ovviamente la difficoltà è di descrivere le cose in modo sintetico, chiaro e completo, no? Di avere un'idea molto chiara, che bella foto fa, di qual è la funzione, e evitando di voler dire tutto, no? Avere o una cosa troppo ad alto livello, che alla fine non dice nulla, o una cosa troppo dettagliata, che alla fine cerca di dire tante cose e tutte insieme non sono poi, diciamo così, verificabili separatamente. Ricordiamoci che qui siamo dentro i requisiti. Il caso d'uso è un modo di raccontare un requisito funzionale. E la caratteristica principale dei requisiti è la loro possibilità di essere verificati indipendentemente l'uno dall'altro. E se riesco anche sviluppati indipendentemente, questo non sempre si riesce, ma perlomeno verificati sì, perché devo poter dire quali sono. E quindi se metto troppe cose dentro, poi in realtà non è verificabile come un punto unico, ma diventa, si ramifica a sua volta, no?
e poi a volte si perde un po' il punto di vista dell'utente. Cioè, se non riusciamo a far capire perché l'utente fa qualcosa, stiamo in realtà descrivendo il sistema, non stiamo descrivendo l'interazione. Ecco, qui c'è un esempio di una situazione che ci serve come pretesto per vedere dei possibili errori o modi in cui si può scrivere bene o male la parte del caso d'uso. Questo testo descrive una situazione, non fa parte del caso d'uso. Dice, beh, c'è questa Jenny, in questo momento è davanti al bancomat della propria banca. Il bancomat è un esempio che si trova moltissimo nei libri di software engineering, perché ha una sua complessità, ma tutto sommato è noto da tutti, è facile da capire quali sono i suoi processi. Dice che è scuro, per cui questa signora ha inserito il PIN e poi deve battere il bottone di invio, cosa che noi in Italia non facciamo, perché in Italia i PIN sono tutti lunghi 5 caratteri, 5 numeri, e quindi dopo che hai inserito il PIN non devi fare l'invio. Però invece se andate nei negozi devi premere invio, e in altri stati sì, perché diciamo così, carte diverse hanno codici di lunghezza diverse, quindi a un certo punto devi confermare l'emissione del codice. Quindi però looking for the enter button, cioè è scuro, non vede dov'è l'invio, perché probabilmente non è lì attaccato ai numeri, no? Avrei già fatto una telefonata a chi ha disegnato il layout di quella tastiera, forse. Allora, come descriviamo questo? A livello summary, uno potrebbe dire, ma lei vuole andare a cena e quindi ha bisogno di soldi, deve trovare i soldi per poter andare a cena. Sì, questo è il suo goal, il suo vero goal della serata, non è che il suo obiettivo è esco da casa per prelevare, no? A livello alto il suo obiettivo è esco da casa e vado a cena con qualcuno che mi piace. Poi come sotto obiettivo ci sarà quello, caspita, non ho i soldi, quindi devo andare a prelevarli. Vabbè, questo chiaramente non è troppo summary, no? Il summary a livello un pochino più giusto è lei vuole usare il bancomat per prelevare, no? Quindi vuole prelevare, che è ancora a livello alto, no? Nello specifico il suo obiettivo specifico è prelevare il contante, questo era chiaro. Qui ci dà subito nello specifico qual è l'obiettivo che vuole raggiungere, e questa dà subito la verificabilità, cioè alla fine se lei ha il contante in mano sono a posto. L'inserire il PIN o inserire il tasto di invio è invece un'attività a livello più basso, no? A livello di sottofunzione. Non che sia trascurabile, perché se voi pensate la parte di software che deve gestire questo PIN che voi inserite, con i livelli di sicurezza che dobbiamo metterci dentro per evitare che uno lo veda, lo copi, eccetera, non è banale anche quella parte lì, però è un requisito di sistema, c'è poco da fare, l'interno sistema. L'utente si fida che sia fatto bene, ma non è interessato ad interagire con questi dettagli. E poi il dettaglio maggiore potrebbe ancora essere trova il tasto di invio, ma questo non è. Che è una parte dell'emissione del PIN. L'emissione del PIN si conclude col tasto di invio, quindi dentro la sottofunzione inserire il PIN ci sarà la sottofunzione che l'inserimento deve arrivare col tasto di invio. Questo livello, da qui in giù, noi non lo guardiamo. Anche qui, così come per il documento dei requisiti, cerchiamo di darci un template, un modello, no? Così, nostro, magari non inventandocelo ma ispirandoci ad altri, con cui descrivere questi casi d'uso. E quello che abbiamo trovato, diciamo così, utile, abbastanza espressivo, è questo modello SWID, che era stato proposto da un gruppo di ricerca di EPFL, che è l'Università di Losanna. Adesso il primo link l'ho provato ieri, non funziona più, l'anno scorso andava, e qui sotto ne ho trovato un altro sito in cui c'è una presentazione legata all'articolo che comunque era su quel sito precedente. Quindi qui non usate il primo che non funziona, ma il secondo invece funzionava, se sul PDF riuscite anche a cliccarlo. Una presentazione abbastanza lunga e dettagliata, di cui adesso noi vediamo qual è, diciamo, il succo principale. Noi i casi d'uso li scriviamo secondo questo modello, che prevede non una presentazione tabulare ma una presentazione testuale, quindi una colonna di testo divisa però per punti.
punti numerati secondo l'ordine di esecuzione delle operazioni, come quello che abbiamo visto prima negli esempi, c'era 1, 2, 3, 2A, 2B, eccetera. Dove usiamo i numeri per indicare i passi dello scenario principale e le lettere, quindi 2A, 2B, 2C, per indicare le varianti possibili, quindi percorsi alternativi possibili, dovuti a errori, anomalie oppure gestioni particolari. Ok, in questo documento ci mettiamo il titolo del caso d'uso, ci mettiamo l'ambito, la parte del sistema o la parte funzionale del sistema che, all'interno del quale questo caso d'uso rimane, il level, che nel nostro caso sarà user goal, perché è il livello a cui vogliamo ragionare, il livello summary è più facile, il livello sub-function non ci interessa, quindi nei nostri casi d'uso, nel 99% dei casi, il livello sarà user goal, e poi viene la descrizione vera e propria, no? Quello che viene chiamato intention in context, che è una frase un po' strana, che se volete andare a vedere le spiegazioni degli svizzeri la raccontano in modo più esteso, ma è la descrizione dell'intenzione che l'attore principale ha nel momento in cui inizia questo caso d'uso e il contesto all'interno del quale questo obiettivo, questa intenzione si esprime. Quindi intention è come goal. Cosa voglio ottenere? Chiarificato a volte dal contesto, nel contesto della prenotazione degli esami. E questo chiarisce ulteriormente il fatto che quell'attore lo sta facendo all'interno, se vogliamo, di un certo processo, un obiettivo specifico all'interno di un processo che viene chiamato contesto. Poi ovviamente l'attore principale, la nostra superstar del caso d'uso, che è colui che svolge, che diciamo, fa procedere, fa avanzare lo stato avanzamento del processo, e poi possono esserci una serie di informazioni che qua sono, hanno la stelletta davanti e stanno a indicare che sono informazioni opzionali, no? Che possono esserci o non esserci a seconda dei casi, a seconda del livello di dettaglio che vogliamo fornire, a seconda del, magari delle particolarità di questo caso d'uso specifico. Gli stakeholder, quindi richiamano, l'interesse degli stakeholder richiamano il perché questo caso d'uso è stato inserito nel sistema e quindi qual è il vantaggio dal punto di vista degli stakeholder nel fatto che questo ci sia. Ha senso più per i casi d'uso a livello di sistema che non per i dettagli user goal. Non è che ogni volta devo dire sì, ma l'utente deve poter prelevare, l'utente deve poter fa parte della gestione dei conti. Quindi è più adatto a questo punto ai casi d'uso a livello più alto. Poi ci sono le precondizioni, è un termine che abbiamo già incontrato ieri. Le precondizioni sono le condizioni di partenza affinché possiamo considerare possibile che questo caso d'uso venga attivato. Cioè, sono una serie di condizioni che dicono, se queste non sono vere, ma io non ci penso neanche di fare questo caso d'uso. Se l'utente non ha un conto in questa banca, ma non ci penso neanche di pensare al prelievo. Non è neanche attivabile, non è neanche pensabile. Sarà ovviamente il processo, chi gestisce il processo, che farà in modo che quell'utente, che non quell'utente o quella condizione in cui queste precondizioni non sono verificate, che l'utente non possa mai arrivare a questo caso d'uso. E se, se non ha il conto non può fare login e se non può fare login non può attivare il caso d'uso, che ne so, prenoto un prelievo oppure vedi il stato conto. L'ho bloccato prima. Il processo non mi permette di arrivare qui. Oppure se certe operazioni le posso fare solamente in certe ore della giornata, in altre ore non si possono fare. E quindi vengo bloccato prima. Non fa parte del caso d'uso, ma è qualcosa di precedente. Allora, questo lo posso leggere in due modi. Dal punto di vista esterno al caso d'uso, vuol dire che il processo deve guidare gli utenti a poter accedere solamente ai casi d'uso le cui precondizioni sono verificate. Precondizioni
possono essere condizioni sullo stato dell'utente, sull'orario, sullo stato del sistema, sul valore di alcuni dati, no? su alcune condizioni, il fatto che ne so, quel conto sia in attivo, sia in passivo, sia in rosso, la parte che ne so di restituisco un prestito o l'istituzione parziale di un prestito la posso raggiungere solamente se sul mio conto ho attivato almeno un prestito e non è ancora totalmente estinto, se no non ha senso quella voce lì, ma non devo anche vederla se non ho prestiti attivi, perché devo vedere la voce restituisci istituzione parziale. Quindi da un lato questa informazione è un requisito sul processo, dice che il processo non mi deve portare lì se non sono vere queste cose, quindi me la vedrei nei rombi del mio diagramma di attività più ampio a livello di processo. Ma nello stesso tempo dà un'informazione utile al caso d'uso, e quindi a chi realizzerà questo caso d'uso, che ti dice, guarda che se sei arrivato qua, se ti hanno chiamato in causa, è perché queste precondizioni sono soddisfatte, sono vere, qualcuno le ha controllate prima. Quindi qua all'interno puoi assumere che siano vere, puoi dare per scontato che non devi più controllarle tu, verificarle, sono vere, sono delle condizioni assolutamente vere nel momento in cui questo caso d'uso inizia. E quindi se vogliamo una semplificazione, è una restrizione delle condizioni nella quali questo caso d'uso deve lavorare. Io so già che l'utente è registrato, so che ha un credito positivo, so che ha un prestito attivo, ok. Quindi non devo più gestire le anomalie legate a queste informazioni qua, perché se non fossero vere non sarei neanche arrivato lì. Poi, lo dico sottovoce, per prudenza io all'inizio un controllino nel codice lo metterei, no? Ma solo per autodifesa nei confronti della parte di processo che dovrebbe verificarli, ma essendo anche questa fatta da umani può darsi che contenga degli errori. Ma se vogliamo non fa parte del requisito funzionale, ma di quello di affidabilità, no? di resilienza si dice, del fatto che il sistema anche in presenza di errore suo interno riesce a non fare la cosa sbagliata. Ok, quindi a volte ci possono essere queste cose, anzi molto spesso ci sono, io entro in questo caso sapendo che appunto, l'utente è registrato, perché altrimenti, pensiamo al sistema web, ogni caso d'uso partirebbe con la registrazione dell'utente, perché se non è registrato non può fare nulla. Invece noi spezziamo le cose, facciamo un caso d'uso, l'utente fa il login, e poi n casi d'uso che sono le varie funzioni, che hanno tutte come precondizioni il fatto che l'utente abbia fatto il login. L'ha appena fatto, l'ha fatto mezz'ora fa, non mi interessa. Se no non ci arrivo neanche, ma perché l'interfaccia non me lo presenta neppure, no? Ok. Questa che qua viene chiamato garanzia di successo, no, non ho tradotto bene garanzia di successo, ma è le garanzie in caso di successo, sarebbe una traduzione più corretta. A volte, ieri abbiamo chiamate post-condizioni, che secondo me è più chiaro, sono le cose che posso dire di certo sul sistema se il caso d'uso è andato a buon fine. Quindi nel caso in cui alla fine il caso d'uso abbia avuto successo, quindi ho successo a primo colpo, ha fatto filetto e tutti i punti non, diciamo, sono stati eseguiti senza anomalie, oppure c'è stata anomalie ma sono state in qualche modo recuperate, allora di sicuro posso dire che e qui posso scrivere di sicuro posso dire che, quindi nel caso del caso 2 del login alla fine di sicuro posso dire che l'utente è inserito, è un utente valido, si è registrato, si è collegato al sistema. Nel caso del prelievo di sicuro posso dire che il credito sul conto è inferiore a prima, è stato stornato dal conto un importo, si spera, identico a quello delle banconote consegnate, di sicuro. Se dico che è successo, che ha avuto successo il caso d'uso, allora questo deve essere capitato. E questo può essere usato da altri casi d'uso come precondizione. Allora, se è successo questo, allora altri casi d'uso possono lavorare oppure no. Il caso del prelievo è il fatto che il saldo su quel conto o è maggiore di zero,
maggiore o uguale a 0, oppure se è negativo è maggiore o uguale al fido che è attivo su quel conto, nel caso in cui su quel conto sia stato attivato un fido, che ti permette di prelevare anche andando in rosso con un interesse per un certo, a certe condizioni. Quindi io non, posso non stare a guardare come vengono svolte le cose, ma so che dopo questa operazione posso dare per certe cose, per assodate certe cose, di sicuro è così. Quindi mi sintetizza un po' quello che è l'input e quello che è l'output, no? Alla fine questo è successo di sicuro. Queste garanzie minime, se vogliamo, sono delle post-condizioni che sono valide anche in caso di fallimento. Cioè anche in caso in cui l'utente, l'attore, non raggiunga il proprio obiettivo, ma queste garanzie sono comunque garantite. No? E quindi di fatto il modo con cui gestiamo i fallimenti è riassunto qui. Ad esempio non possiamo scrivere qui l'utente rientra in possesso del proprio bancomat, perché sappiamo che ci sono dei casi in cui invece glielo sequestriamo. Ma nel caso di fallimento possiamo dire che l'utente, oppure se l'utente non riceve i soldi, il saldo rimane invariato, o cose di questo genere, no? Frasi di questo genere. Hanno senso ovviamente nei sistemi in cui la sicurezza è più importante, è particolarmente importante, perché sono quelli che ci dicono, ci danno delle garanzie su come funziona il sistema, sia che vada bene, sia in caso di errori, no? E io devo poter attivare entrambi. Beh, il trigger è un'altra informazione opzionale. Trigger vuol dire grilletto, no? Cioè si fa sparare il caso d'uso, cioè ciò che fa, se c'è un evento che attiva, che fa partire questo caso d'uso. Normalmente l'attivazione di un caso d'uso è una richiesta dell'utente. Ci sono invece dei casi, ricordate l'esempio dell'allarme di prima, in cui l'attivazione del caso d'uso è invece un altro evento esterno. Cioè questa cosa parte perché c'è stato un blocco nella linea di produzione. Allora scatta l'allarme, si apre questa interfaccia e l'utente a questo punto poi prende il controllo e va avanti. Però può essere attivato per cause esterne, non solamente per la causa normale che è una richiesta, un'interazione del sistema. Poi il corpo principale del caso d'uso è la descrizione dello scenario di successo principale, scenario principale di successo, che è un elenco puntato, un elenco numerato, 1, 2, 3, e descrizione dei vari passi. Poi c'è una sezione estensioni in cui ci sono i passi alternativi, quindi il 2A, il 2B, il 2C, in cui dice se succede una certa cosa, vedi che un passo alternativo ha una condizione, se succede questo, allora cosa devo fare? Mentre invece prima, fingo indifferenza, procedo per la mia strada senza chiedermi se succede l'anomalia. Descrivo, è una descrizione, descrivo il caso fortunato. E poi sotto dico, ma se poi in realtà nel punto 2 non era successo quello che speravi, ma è successo questo, allora comportati in questo modo. Quindi separiamo il scenario principale dalle estensioni, ossia le alternative, le varianti. Vabbè, qui sono note sintattiche che ci interessano meno. L'ultimo concetto prima della pausa, poi faremo un esercizio in cui proviamo a mettere queste cose in pratica, la forma di scrittura di questi vari punti. Frasi molto semplici, dirette. E le frasi sono quelle tutte del tipo l'utente fa una cosa oppure il sistema fa una cosa. È quasi sempre un ping pong, no? Nei sistemi interattivi, per esempio, l'utente inserisce dei dati e fa una richiesta, il sistema risponde, allora l'utente sulla base della risposta fa un'altra azione, un'altra richiesta, un'emissione dei dati, una ricerca, e allora il sistema risponde a questa e così via. Avanti e indietro, quasi sempre. E l'interazione che inizia dall'utente, il primo passo lo fa quasi sempre l'utente, l'ultimo passo lo farà il sistema.
in cui conferma o chiude l'avvenuta esecuzione della cosa, dopodiché l'utente se ne va via contento, ma questo non fa più parte del caso d'uso, perché non interagisce più con l'utente. Quindi deve essere chiaro in questo ping pong da che parte del campo è la pallina, a chi spetta la prossima mossa. Vabbè, qui dice di usare possibilmente i verbi affermativi, no? Ad esempio, il sistema controlla, non è il sistema vede se, vabbè, questa è una cosa poi proprio veramente linguistica. Volevo solo farvi vedere, poi più avanti, c'è un disegno che... No, non è dove pensavo. Scusate, però niente. Era nell'altro file. Ok. Allora, queste sono le, se vogliamo, le regole e suggerimenti sulla scrittura dei singoli passi. Adesso ci facciamo una pausa, ne prendiamo un attimo fiato e poi proviamo a fare un esercizio e un altro ce l'avrete ovviamente in laboratorio.